cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Bilancio positivo per il primo weekend del 33esimo Torino Film Festival, che ha fatto registrare un incremento del 5% dell'incasso complessivo rispetto all'anno scorso. Da segnalare che quest'anno il festival ha 12 sale a disposizione, 3 in più dell'anno scorso. Cambiamo argomento e passiamo ad una notizia di servizio per i fan di Guerre Stellari. A tutti quelli che stanno aspettando l'arrivo di Star Wars, il risveglio della forza, Google ha deciso di offrire la possibilità di personalizzare il proprio motore di ricerca, il proprio account e tutte le app associate. Potete scegliere se registrarvi nel lato oscuro o nel lato chiaro. Basta digitare google.it/Star Wars e dopo il login il vostro avatar apparirà sospeso tra le due vie della forza. Scegliendone una per diversi giorni scatterà la personalizzazione. A proposito di Star Wars, il risveglio della forza, George Lucas ha parlato del nuovo film con Vanity Fair. Era già noto il fatto che avesse le sue idee su come dovesse proseguire la saga, ma nell'intervista ha confermato che nessuna delle sue idee verrà utilizzata nella nuova trilogia. Lucas ha dichiarato: "Hanno guardato i miei soggetti e hanno detto: vogliamo fare qualcosa per i fan. La gente non si rende conto che in realtà è una soap opera, parla di problemi familiari, non parla di astronavi. Hanno deciso che non volevano usare quelle storie, hanno deciso che avrebbero fatto la loro cosa. A quel punto mi sono rassegnato, in fondo a loro non interessava nemmeno tanto coinvolgermi." A proposito di ritorni, sta per tornare sul grande schermo Hercule Poirot. Il nuovo volto del detective belga creato da Agatha Christie sarà quello di Kenneth Branagh. L'attore e regista interpreterà e dirigerà per la Fox un nuovo adattamento di Assassinio sull'Orient Express, uno dei romanzi più noti della scrittrice. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!